2 Milan il giorno dopo. È stata una partita senza dubbio deludente. Ci aspettavamo una partita molto più intensa, emozionante, così non è stato. Ha prevalso la regola del primo non prenderle. Capisco anche che potevano accontentarsi le due squadre del pareggio, però cosa sarebbe successo se il Milan avesse pareggiato o la Juventus avesse pareggiato? La Juventus avrebbe vinto ugualmente lo scudetto e il Milan a 5 giornate dal termine del campionato poteva sperare solo in un tracollo della squadra di Mazzarri. Io penso che sia un problema di mentalità, non penso sia un aspetto fisico, perché giocano tante partite anche il Barcellona, il Bayern di Monaco, però hanno la mentalità vincente, giocano per vincere e per divertire. Noi siamo ancora troppo legati agli aspetti tattici, esasperando forse troppo la fase difensiva. E ci troviamo in difficoltà quando affrontiamo una squadra in Champions. Ricordiamoci che Milan e Juve sono le nostre due migliori rappresentanti in Champions, uniche. Esasperiamo troppo la fase difensiva e non quella offensiva. Ricordate il Bayern di Monaco che era venuto a Torino a giocare con 4 punte? È vero che si chiamano Robben e Ribéry, ma 4 punte in campo. Ecco, noi dobbiamo trovare quegli aspetti lì che sono decisamente vincenti. Dobbiamo cambiare. Invece Conte ieri ha presentato una Juventus con una punta solo in campo e 3 in panchina. Il Milan e il Sharabi più nelle vesti di difensore, terzino aggiunto, che attaccante. Se non facciamo questo salto di qualità, penso che difficilmente nei prossimi anni ci faremo valere in Champions.